Buongiorno, un altro video sulla simmetria, grande protagonista della fisica contemporanea e non solo. Non è infatti un'esagerazione affermare che ogni principale progresso in fisica per più di un secolo è ruotato attorno a scoperte circa la simmetria e ciò è vero sin dall'alba della relatività generale, poi nella nascita del modello standard e infine nella ricerca del bosone di Higgs, ma non solo come vedremo nei prossimi video, ma adesso ci focalizziamo su quella che è l'alba della relatività generale, cioè la relatività speciale. E prima di entrare nel merito della simmetria sottesa dalla relatività speciale, ricordiamoci di che cosa si intende per simmetria nella fisica. E lo facciamo vedendo una bella e semplice immagine simmetrica, quella di una foglia di palma che gode della simmetria speculare. Che cosa vuol dire? Bene, vuol dire che a fronte di una trasformazione, lo scambio delle due metà, abbiamo qualcosa che non cambia ed è l'immagine pixel per pixel. Dunque, per simmetria intendiamo un invariante a fronte di una qualche trasformazione. Per esempio, siamo tutti convinti che lo spazio, quindi la misura delle lunghezze, non cambi. A fronte di quale trasformazione? A fronte della trasformazione del sistema di riferimento in cui realizziamo la misura. Per esempio, supponiamo di avere questo sistema di riferimento con l'asse x parallelo alla lunghezza della matita. Ebbene, che cosa dovremmo fare? Misurare la posizione degli estremi e la differenza tra i valori restituisce la lunghezza della matita. Saremo certi che se dovessimo effettuare una diversa scelta del sistema di riferimento, per esempio una traslazione dello stesso, allora i valori delle posizioni degli estremi sarà diversa, ma la differenza restituirà lo stesso valore di prima. E se dovessimo ruotare il sistema di riferimento, beh, la lunghezza è ancora la stessa, tuttavia il calcolo sarebbe un pochino più elaborato. Dovremmo, cioè, considerare l'intervallo spaziale lungo x, quello lungo y, comporli attraverso l'uso del teorema di Pitagora e questa formula ci restituirebbe ancora una volta lo stesso valore per la lunghezza della matita. Di ciò siamo sicuri, la lunghezza non varia e idem per quanto concerne il tempo è uguale per tutti, a prescindere dal sistema di riferimento. E diamo per scontato quanto sto dicendo anche nel caso in cui dovessimo avere un sistema di riferimento in moto rettilineo uniforme. Questo è il tipo di moto che concerne la relatività speciale. Cioè, se per esempio la matita dovesse essere giacente su un tavolo all'interno di un treno che si muove su traiettoria rettilinea a velocità costante. Assumiamo che la lunghezza della matita restituisce la stessa misura sia se venga calcolata all'interno del treno, sia se venga calcolata da un osservatore esterno inquiete. E lo stesso per quanto concerne il tempo. Riteniamo che anche il tempo è lo stesso sia per un osservatore interno al treno, sia per un osservatore esterno. Di ciò era convinto anche Galileo Galilei, il quale scriverà le equazioni della relatività galileiana. Tali equazioni danno dunque per scontato che spazio e tempo siano invarianti, siano assoluti, che ci sia simmetria rispetto allo spazio e al tempo e che invece le velocità siano relative. Infatti, se abbiamo un treno in movimento, l'osservatore esterno sembrerà che il treno si muova con velocità v. Viceversa, dal punto di vista dell'osservatore interno al treno, quindi dal punto di vista di un sistema di riferimento solidale al treno, sembrerà che tutto quanto è nel treno è fermo, l'osservatore è fermo dal suo punto di vista, mentre dal finestrino vede tutto quanto scorrere a velocità uguale e opposta. Dunque, per Galilei, spazio e tempo sono assoluti, c'è simmetria rispetto allo spazio e al tempo. Al cambiare il sistema di riferimento, spazio e tempo rimangono invariati. E
la velocità è relativa. Ci sarà poi all'inizio del Novecento vero e proprio fulmine a ciel sereno. La luce. La luce, infatti, si scoprirà avere una velocità costante. La luce non soggiace alla legge di Galilei, non soggiace alla relatività galileiana. Dovrà qualcuno, Einstein, quindi correggere le equazioni della relatività e supporre dunque che spazio e tempo non sono più invarianti, non c'è più simmetria spaziale né simmetria temporale, ma sono viceversa relativi, c'è dilatazione temporale e contrazione spaziale. Le misure effettuate all'interno del treno in movimento e quelle effettuate fuori non coincidono né per lo spazio né per il tempo. Abbiamo parlato della relatività di Einstein approfonditamente in un altro incontro, quindi non entriamo nel merito delle sue equazioni. Qui ci focalizziamo sulla simmetria. Se non sono più invarianti né il tempo né lo spazio, c'è un altro tipo di simmetria? Ebbene sì. E l'altro tipo di simmetria concerne una nuova entità, lo spazio-tempo. D'ora in poi lo spazio di per sé stesso e il tempo di per sé stesso sono condannati a svanire in pure ombre, e solo una specie di unione tra i due concetti conserverà una realtà indipendente. Ecco allora che ciò che non cambia a fronte di una trasformazione del sistema di riferimento è questa nuova entità, un'entità che concerne sia il tempo sia lo spazio, l'intervallo spazio-temporale, anche detto invariante cronotopico o invariante di Lorentz. Osserviamo come questa espressione contiene un'espressione assolutamente simile a quella che prima abbiamo introdotto per il calcolo della lunghezza e quindi contiene la misura di un intervallo spaziale affiancata dalla misura di un intervallo temporale. Naturalmente stiamo parlando di spazio-tempo e osserviamo come la misura dell'intervallo temporale è pesata attraverso un coefficiente che altri non è che la velocità della luce, la vera protagonista della relatività di Einstein. E allora entriamo nel merito di capire il significato profondo di questa espressione. E lo facciamo considerando un sistema di riferimento in quiete. Ricordandoci che anche quando siamo inquiete, anche quando siamo nella stessa posizione, il tempo tuttavia scorre e quindi è come se noi fossimo in movimento nel tempo. E allora rappresentiamolo attraverso l'introduzione di un asse temporale. E quindi abbiamo la possibilità, in tale nuovo sistema di riferimento, di localizzare ciascun evento. Ogni evento, infatti, sarà identificato dal luogo in cui accade e dal momento in cui occorre. Cronotopo è quello che stiamo introducendo e osserviamo anche come tutti gli eventi che si collocano al di sopra dell'asse delle X che corrisponde al presente sono gli eventi che avranno luogo nel futuro, mentre quelli che sono al di sotto sono gli eventi che hanno avuto luogo nel passato. E che cosa dire viceversa di un oggetto che si muove di moto rettilineo uniforme? Ebbene, tale oggetto nel tempo cambia la propria posizione, il proprio spazio. E muovendosi di moto rettilineo uniforme, il suo movimento viene rappresentato da una retta. Perché? Perché la velocità è costante e quindi in spazi uguali vengono percorsi in tempi uguali. Ma ricordiamoci che la grande protagonista della nostra storia, la luce, anch'essa, secondo la relatività speciale, si muove di moto rettilineo uniforme e quindi viene rappresentata da una retta. Ma da quale retta? Ebbene, ricordiamoci che con C si indica la sua velocità, quindi la legge oraria della luce è del tipo X spazio uguale C per T. Risulta a noi comodo, quindi, sostituire all'asse dei tempi un asse dei tempi pesato attraverso la velocità della luce. Moltiplichiamo, cioè C, moltiplichiamo, scusate, il tempo per la costante C. Al posto di T consideriamo C per T come asse dei tempi. In questo caso, dunque, la retta che identifica
la luce sarà la bisettrice, in maniera tale che x sia uguale a c per t. La bisettrice dunque identifica l'evoluzione della luce. I fotoni, gli eventi riguardanti i fotoni si collocano tutti lungo questa retta. E osserviamo come viceversa la retta che abbiamo prima tracciato è sicuramente caratterizzata dal fatto di avere una velocità minore di quella della luce, perché a parità di tempo percorre spazi inferiori. Una ipotetica retta viceversa che sia collocata tra la linea della luce e l'asse dell'x sarà caratterizzata dal fatto di avere una velocità maggiore della luce. Naturalmente, il discorso che abbiamo fatto concerne anche la parte sinistra del diagramma. E allora, che cosa possiamo concludere? Che cosa possiamo osservare? Che ricordandoci che la relatività speciale afferma che non può essere superata la velocità della luce, l'abbiamo dimostrato nell'altro video, vuol dire che in questo diagramma esistono delle zone consentite, che sono quelle qui evidenziate, con questi due triangoli, ed esiste un altrove, cioè una zona dello spazio-tempo che non è raggiungibile a partire da questo punto che chiamiamo presente, una zona dello spazio-tempo non raggiungibile a causa del limite della velocità della luce. Quello che abbiamo rappresentato è il cosiddetto spazio-tempo di Minkowski e i triangoli sono i ben noti coni di luce. Avremmo dovuto utilizzare una rappresentazione addirittura quadridimensionale per lo spazio-tempo di Minkowski. Ne abbiamo parlato anche di questo in un altro incontro. Qui ci focalizziamo sull'interpretazione della simmetria dell'invariante di Lorentz. E allora entriamo nel merito e ricordiamoci che eravamo partiti da un osservatore inquiete e che questo è il diagramma di Minkowski per l'osservatore inquiete. E allora, quale sarà lo spazio-tempo, la rappresentazione dello spazio-tempo per l'osservatore in moto rettilineo uniforme? Ebbene, si muove di moto rettilineo uniforme, quindi dal punto di vista dell'osservatore inquiete verrà rappresentato da una retta, come abbiamo visto prima, una retta che abbia una pendenza tale che la velocità sia quella consentita minore della luce. Va bene. E dal punto di vista dell'osservatore solidale al treno in corsa, dall'osservatore in movimento? Dal punto di vista dell'osservatore in movimento, egli vede se stesso come inquiete, muoversi solo lungo l'asse dei tempi. E allora ecco che la retta che identificava il suo moto diventa il suo asse dei tempi, che indichiamo con l'apice C, velocità della luce, per T'. E quale sarà viceversa il suo asse dello spazio, il suo asse delle X, X'? Bene, presto detto, ricordiamoci che la velocità della luce è la stessa in tutti i sistemi di riferimento inerziali. E quindi, se la luce era la bisettrice tra x e ct, lo sarà anche tra ct' e x'. E dunque ecco presto tracciato l'asse delle x. Ecco, notate come quindi si ha una deformazione spazio-temporale quando abbiamo un sistema di riferimento in moto rettilineo uniforme. Una deformazione spazio-temporale che tuttavia lascia una quantità inalterata, il nostro invariante, la nostra simmetria nell'espressione che abbiamo prima identificato e che stiamo particolarizzando nel caso di spazio unidimensionale. E allora entriamo nel merito del significato profondo di questa espressione, proviamo a interpretarla e vedremo che l'interpretazione ha a che vedere con Sherlock Holmes. Dunque, consideriamo due eventi, A e B, collocati lungo la linea della luce e supponiamo di voler calcolare l'intervallo di Lorentz per tali eventi, essendo noi degli osservatori inquiete. Quindi, nel sistema dello spazio-tempo identificato da X e Ct.
Va bene. E allora, identifichiamo le coordinate, identifichiamo l'intervallo dello spazio, l'intervallo del tempo. Naturalmente, poiché i due eventi sono collocati lungo la linea della luce, tali intervalli coincidono e quindi la loro differenza vale 0. Dunque, se i due eventi sono di tipo luce, allora tale intervallo sarà 0. Quanto vale viceversa tale intervallo nel caso in cui i due eventi sono collegati da un segmento che abbia una pendenza tale che la velocità del suo associato sia maggiore di quello della luce? Ebbene, quello spaziale è più lungo di quello temporale. Dunque, il valore dell'invariante di Lorentz al quadrato sarà negativo, perché osserviamo come questa è una grandezza al quadrato. E che vuol dire che un numero al quadrato è negativo? E sappiamo, l'abbiamo visto nella presentazione sui numeri negativi, vuol dire che non c'è nessun numero reale corrispondente alla distanza S. E che insomma vuol dire che non è possibile collegare tali due eventi attraverso un osservatore in movimento. Insomma, vuol dire che due eventi sono casualmente disconnessi. Viceversa, se due eventi dovessero essere posizionati in maniera tale che il segmento che li collega ha una pendenza che restituisca una velocità minore di quella della luce, ecco che l'intervallo temporale è più grande di quello spaziale. Dunque, questo termine al quadrato è positivo, dunque la distanza spazio-temporale assume un valore reale, quindi i due eventi sono casualmente connessi. Questo tipo di interpretazione dell'intervallo spazio-temporale non cambia se invece di considerare l'osservatore inquiete, consideriamo l'osservatore in moto rettilineo uniforme. Quando abbiamo due eventi lungo la linea della luce, lo vedete, gli intervalli coincidono e quindi abbiamo un valore zero dell'intervallo spazio-temporale. Quando invece i due eventi sono tali che il loro segmento che li collega a pendenza corrispondente a una velocità maggiore di quella della luce, vedete come anche nel sistema di riferimento spazio-temporale in movimento, vedete come l'intervallo lungo la x è più grande, quindi avremo un quadrato negativo, quindi di nuovo due eventi casualmente disconnessi. E idem otteniamo un risultato perfettamente coerente con quello prima ottenuto dall'osservatore inquiete nell'altra ultima situazione, quella per cui la velocità che è necessaria per collegare i due eventi è consentita, è minore di quella della luce. Che cosa stiamo dicendo? Stiamo dicendo che la relazione causa-effetto è preservata, è essenzialmente uguale, sia se andiamo a considerare un sistema di riferimento inquiete, sia se andiamo a considerare un sistema di riferimento in moto rettilineo uniforme. Cambia lo spazio, cambia il tempo, ma ciò che rimane inalterato è il legame causa-effetto dei due, misurato attraverso questa espressione, attraverso l'invariante di Lorentz. Insomma, il nostro Sherlock Holmes, qualora dovesse scoprire il responsabile di un crimine avvenuto in un certo luogo, in un certo momento, che quindi andremo a collocare nell'origine del nostro sistema di riferimento, supponiamo che abbia tre sospettati e che questi sospettati raccontino di essere usciti da un evento, per esempio da un concerto, in un determinato posto, in un determinato luogo, in un determinato orario, differente per i tre sospettati, ebbene lui scoprirà che uno dei sospettati dovrebbe essere un fotone per poter poi aver commesso il crimine e quindi va escluso. L'altro, a meno che non sia un fotone, l'altro sospettato è, beh sì, potrebbe lui aver commesso il crimine. L'ultimo e il terzo viceversa si trova nell'altrove, l'invariante restituisce un quadrato negativo? No, non è possibile, per sua fortuna, che abbia commesso il crimine e quindi verrà escluso dai sospettati. Ebbene, queste conclusioni cui Sherlock Holmes arriverà, vi arriverà a prescindere
dal sistema di riferimento considerato e anche a prescindere dalla tecnologia considerata. Attualmente si porrà il problema solo per la tecnologia del momento. Qualche anno fa avrebbe considerato il cavallo, cioè quale sospettato a piedi o attraverso l'uso di un cavallo poteva raggiungere la scena del crimine, e invece poi magari l'automobile, poi il treno ad alta velocità. Invece no, queste considerazioni prescindono dalla tecnologia del momento e sono determinate viceversa dai limiti definiti imposti dalla fisica, che sono quelli della velocità della luce. Scorgo un certo ordine dell'universo e la matematica è un modo di renderlo visibile. Grazie e arrivederci.